Togliamoci subito una curiosità a vicenda, o come dicono in inglese, let's address the elephant in the room. In quanti aspettiamo i saldi per andare a comprare in realtà cose a prezzo pieno? Sono colpevole e penso che sia una tattica di marketing che su di me funziona alla perfezione, perché le aziende, i brand attirano le persone nei negozi con la scusa dei saldi, ma tirano fuori solo cose orrende, per cui uno, una volta che si ritrova nel negozio, compra altre cose di cui ovviamente ci si innamora, perché le nuove collezioni, non si sa come, sono sempre stupende, mentre le cose in saldo sono sempre orrende e di pessima qualità. È veramente difficile trovare qualche cosa di bello in saldo, e qui mi voglio difendere, perché potrebbe sembrare che sono io che aspetto troppo per andare a comprare, ma quest'anno sono andata proprio nei primissimi giorni e non ho trovato niente di che. Probabilmente avrei dovuto andarci proprio il giorno uno dei saldi, nella pausa pranzo, ma non è una cosa che mi piace fare, ok? Anche se ci vado, poi so che c'è talmente tanto caos, talmente tanto delirio, talmente tanti vestiti in giro e per terra, che finisco per non voler acquistare niente. E poi una cosa che ho notato oggi, perché mi sono fatta un altro giro, anche se poi non ho comprato niente, i vestiti in saldo, anche se brutti, se posizionati bene e in ordine, sono molto più appetibili, sono molto più belli da vedere e anche da comprare. Detto ciò, partiamo subito con gli ultimi acquisti. Ho comprato delle altre cosine nuove, ho fatto dei resi, ho comprato delle altre cose, perché come avrete già visto ho fatto già degli acquisti, vi linkerò il video qua sotto nella descrizione, andatelo a vedere subito dopo questo. E perché vi parlo del video precedente? Perché nel video precedente, negli acquisti precedenti coi saldi, avevo comprato un reggiseno da Intimissimi e vi avevo detto che avevo un problema con i reggiseni di Intimissimi, quelli dai colori chiari, quindi quelli bianchi, quelli beige. Praticamente succede che mi fanno venire una sorta di irritazione, per cui dopo un po' che li indosso mi ritrovo con le coppe disegnate sul seno, e a parte che non è un bel vedere, è veramente una cosa fastidiosissima, è proprio una sorta di allergia. E siccome non ho ancora avuto modo di andare a testare le allergie per i tessuti, mi sono detta riproviamoci, perché magari era quel particolare reggiseno che adesso vi farò vedere. Eccomi qua, era questo reggiseno in particolare, un reggiseno molto basic, molto plain, beige, color carne, un po' imbottito, perfetto da indossare sotto le camicine bianche, sotto le cose un po' più trasparenti, che tra l'altro ho anche in colore nero e non mi dà nessun tipo di problema. Questo qua in particolare, quindi il colore chiaro, mi fa venire un'irritazione terribile. Non l'ho ancora buttato perché forse proverò a incollare con della colla per tessuti o cucirci sopra qua sulle coppe del tessuto in cotone, di modo da poterlo indossare e provare a vedere se così non mi viene l'irritazione. Questa cosa qua è una cosa nuova, nel senso che è successa l'anno scorso o qualche mese fa, non mi ricordo quando ho acquistato di preciso questo reggiseno qua, però è successo con questo reggiseno e mi ero detta magari era proprio questo reggiseno in particolare che mi ha provocato questa situazione, e quindi avevo deciso di comprare quest'altro reggiseno nuovo da Intimissimi, bellissimo, bianco, appunto ve lo faccio vedere nel video che ho già condiviso, quindi qua il link è anche sotto per dopo. Un reggiseno veramente stupendo, e ho rischiato, l'ho comprato e l'ho portato a casa. Dopodiché, non contenta, perché non mi fido mai di qualche secondo indossato nel negozio, mi sono detta teniamolo un attimo addosso per 10-20 minuti per capire come si comporta il mio corpo, e non è andata bene
per niente. Mi è tornata l'irritazione fortissima e l'ho avuta per tipo una settimana e quindi l'ho riportato indietro. Non potevo tenerlo assolutamente, anche perché comunque sono soldi e non mi va di spendere soldi in cose che poi non posso sfruttare. E quindi, avendolo riportato indietro, ho comprato, cioè, ho scambiato il reggiseno per delle mutandine. Quelle invece sono sempre bellissime, sempre perfette e le adoro, e avevo bisogno di fare un po' di cambio di mutandine e buttare un po' di mutande vecchie e sono andata un po' sul sicuro. Sul sicuro perché ho preso queste qua, le Brazilian Cat in seta. Queste mutandine qua, a differenza di quelle laser cut di Intimissimi, si sono conservate, preservate meglio, decisamente meglio. Io tutte le mutandine un po' più delicate le lavo a mano o in lavatrice con la retina, lavaggio super delicato, ma questo non è servito e quindi si sono rovinate, per cui adesso che devo fare il refill ho deciso di comprare queste. Costicchiano, però c'era l'offerta ovviamente, potevi acquistare tre paio di mutandine e la quarta era in regalo e quindi ne ho approfittato. Questo è il numero uno. Poi ho comprato uno stile identico, però in tre colori diversi, perché i basic sono sempre indispensabili nell'armadio. Abbiamo il bianco, ovviamente serve sempre, soprattutto in estate. Questi sono tutti alla brasiliana e dietro hanno appunto questo taglio qua, perfetto da indossare, tipo fantasmini che non si vedono, però sei comunque comoda. Poi nere e beige color carne, perfette tutte quante per l'estate, però soprattutto sotto i capi delicati che fanno vedere un po' tutto quello che c'è sotto. Finito con Intimissimi, passiamo da Zara. Chi mi segue su Instagram saprà che avevo detto che non volevo più acquistare tante cose o solo da Zara, ma ci sono ricascata. E sono andata appunto per fare degli acquisti coi saldi, ma alla fine non ho trovato granché e ho comprato delle altre cose. La prima tra queste è una magliettina a righe che mi sta piacendo un sacco come stile ultimamente. Ne ho un'altra, però è bianca e nera, mentre questa è bianca e blu, stile marinaietto, e non è lunga, è un po' cropped, quindi un po' più corta. Un top carino, basic, ma molto stylish, molto chic, perché ricorda un po' lo stile francese. Poi ho comprato delle altre cosine, vedrete che in questa sessione di shopping sono tornata un po' alle cose basic, forse è colpa dell'estate, forse ne avevo bisogno di una pausa. E quindi ho comprato anche una bellissima camicia. Ok, non è macchiata. Una bellissima camicia in lino. Questo lino è morbidissimo, comodissimo, è freschissimo. Da Zara ci sono diverse tipologie di queste camicette qua. Questo è il lino che preferisco, quello non lucido. Questo non è per niente lucido, è proprio 100% lino. Non ha i bottoni e quindi è una di quelle camicette perfette che puoi indossare sia in città, in abbinata con un paio di pantaloncini neri eleganti, o al mare dopo una giornata di sole, dopo la doccia, quando vuoi metterti addosso qualcosa di fresco, ma che comunque ti ripari dal vento in caso di vento improvviso in spiaggia o in terrazza, dipende da dove si va a passare la serata. Quindi questa camicia qua, un po' oversized, è perfetta. Poi ho comprato un'altra cosina in lino. Abbiamo dei pantaloni in questo caso. Ne volevo un paio in lino perché non ne ho. Questi sono stupendi perché sono in lino
quasi tutte le cose sono eleganti, sono casual, ma questi sono anche un po' sportivi se vogliamo. Quindi, volendoli, si può indossare in stile un po' più chic o in alternativa un pochino più sportivo. Se li vogliamo un po' più chic, abbiniamo una camicina un po' più rilassata, un po' più larga, un po' più oversized. Se li vogliamo un po' più sportivi, li possiamo indossare con una canottierina. Ho un top cropped. Passiamo all'ultima cosa che ho acquistato. Abbiamo una cosina un pochino più interessante, di nuovo lino, però questa non è 100% lino, questo è un bellissimo mix di lino e viscosa, sono quasi al 50%. È un top super bello, super fresco per l'estate, con queste stampe che sembrano ricamate, ma non lo sono, e quindi questo permette che il costo sia un po' più basso, perché se fossero state ricamate a mano sarebbe costato molto di più. Però questo è un top veramente particolare, perché ha questo décolleté davanti molto profondo, e poi anche dietro è tutto aperto, a parte questa parte qua che è un po' rigirata. E le manichine a tre quarti larghe. Cosa c'è di particolare in questo top? È uno stile che io quando vedo in giro mi dico: ok, a me che sono un po' piattina davanti, non stanno molto bene questi top qua con gli scolli profondi, nel senso che idealmente potrebbero star bene, ma nella pratica poi quelli realizzati in serie non sono molto adatti, perché poi, non essendo fatti su misura, tendono ad aprirsi troppo o troppo poco o a cadere, e quindi lasciano un po' troppo a vedere. E quindi ho detto: vabbè, proviamolo, vediamo cosa si può fare con questo top, perché mi piaceva veramente tanto. E sono rimasta sorpresissima, perché questa parte davanti cade alla perfezione, è proprio, sembra cucita su di me. E poi c'è questa parte qua in vita, che è proprio la taglia giusta per me, e quindi mi sono subito innamorata e l'ho voluto comprare. Basta, è tutto per oggi, è tutto per gli ultimi acquisti. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi di recente. Quali sono i pezzi preferiti di quelli che vi ho fatto vedere? Detto ciò, io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!